Sanremo 2018, la classifica finale dei Big, ecco tutte le posizioni. Ecco la classifica finale di Sanremo 2018, tutte le posizioni dei Big in gara. Giunge al termine la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, stasera su Rai 1 è andata in onda la finalissima di quest'anno con la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno, che si è portato a casa l'ambito leoncino d'oro, da sempre simbolo della kermesse canora. Chi ha vinto il Festival di quest'anno diretto da Claudio Baglioni? Qual è la classifica completa di quest'anno? Ecco nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere. Finale Sanremo 2018, ecco la classifica completa dei Big di quest'anno. Michel Hunziker, Claudio Baglioni e Pier Francesco Fabino intorno alle 24:20 hanno svelato in diretta la classifica finale di questo Sanremo 2018. Ecco come si è espresso il pubblico da casa e la giuria di quest'anno. Questo vuol dire che le prime tre posizioni, in ordine sparso, sono occupate da Irma Almeta e Fabrizio Moro, Annalisa, lo stato sociale. Grandi emozioni alla finale di Sanremo 2018, Laura Pausini Superstar. La finale di Sanremo 2018 è stata caratterizzata da diversi momenti di grande emozione, uno fra tutti è stata l'esibizione di Laura Pausini, tornata sul palco dell'Aristona a distanza di 25 anni dal suo primo grande successo La Solitudine, che ha dato il via alla sua meravigliosa carriera internazionale. Un'esibizione molto intensa da parte della Pausini, che in questo ultimo periodo ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute che l'hanno costretta a spostare la sua esibizione sul palco dell'Ariston dalla prima all'ultima serata. Dopo aver cantato il nuovo singolo Non è detto, Avrai con Baglioni, la Pausini ha poi cantato il suo brano Come se non fosse stati mai amore e nel momento finale è uscita anche fuori dal teatro Ariston per salutare tutti gli spettatori, che stavano seguendo il Festival di Sanremo dalla passerella. Una grande performance da parte di Laura, che ancora una volta ha confermato la sua grandezza e il suo essere immensa. Tra gli ospiti della finalissima, inoltre, c'è stata anche Fiorella Mannoia, che proprio lo scorso anno è arrivata sul podio, fermandosi al secondo posto, con il brano, Che sia benedetta. Grande super ospite della serata finale anche Antonella Clerici con tutto il cast del suo nuovo talent show dal titolo Sanremo Young, che vedrà protagonisti giovani artisti di età compresa tra i 14 e i 17 anni.